Ciao a tutti, parlo di Europa e democrazia. Qui da voi in Italia, quando c'è qualche tentativo di riscrivere la Costituzione o comunque di introdurre qualche norma che sembra limitare la democrazia, si innalza subito il coro dei giornalisti e opinionisti che giustamente criticano queste manovre, questi tentativi. Però queste voci si sentono molto meno quando si parla di Europa, perché secondo me il più grande furto di democrazia che noi italiani, europei in generale, perché non è un problema solo nostro, abbiamo subito, è stato proprio con l'Unione Europea, che ci toglie sovranità in molti campi, per molte decisioni. Vi faccio subito un paio di esempi. Le sanzioni contro la Russia e l'accordo con Erdogan per limitare il flusso dei migranti verso l'Europa. Chi li ha decisi? Pensiamoci un po'. Allora, molti probabilmente non sanno la risposta e quelli che la sanno dicono è il Consiglio d'Europa. Tutto vero. Cos'è il Consiglio d'Europa? Il Consiglio d'Europa sono i primi ministri o i presidenti dei vari paesi d'Europa che si incontrano, uno per ogni nazione. E com'è che prendono le decisioni? Le prendono a consenso, il che vuol dire praticamente all'unanimità. Devono essere tutti d'accordo. Questi incontri sono segreti. Non sappiamo esattamente cosa si sono detti, come hanno trattato. Qual è, secondo me, il grosso problema di tutto questo? Beh, ancora legato al fatto che i mezzi di informazione parlano poco d'Europa, quindi non sappiamo in anticipo, o meglio, non veniamo informati, magari se uno cerca trova tutte le informazioni del caso, però normalmente i telegiornali, i giornali non ci dicono quali tematiche verranno affrontate. E quindi viene a mancare completamente il dibattito su queste cose, sulle sanzioni alla Russia e sull'accordo con Erdogan per i migranti. Ci sono gli uccelli che fanno un casino terribile, non so se li sentite, vabbè. Per queste cose non c'è stato un dibattito parlamentare, nemmeno al Parlamento europeo. Non è un problema italiano, non è un problema italiano perché la stessa cosa avviene in tutti gli altri paesi dell'Unione Europea. Quando ci sono questi incontri del Consiglio d'Europa, quasi mai c'è un dibattito sui temi che verranno discussi. Noi non sappiamo il nostro Presidente del Consiglio cosa andrà lì a dire. Possiamo immaginarlo certamente, ma a seconda delle sue idee politiche, però non si sa. Per esempio, per le sanzioni alla Russia, adesso non ricordo, sarà stato più di un anno fa, penso, che era uscita l'indiscrezione che c'erano due paesi dell'Unione Europea che erano contrari. Non mi ricordo se era un prolungamento di sanzioni o introduzione di nuove, però c'erano un paio di paesi che erano contrari o che avevano espresso delle contrarietà, tuttavia poi alla fine le sanzioni sono state approvate dal Consiglio d'Europa, da tutti, quindi vuol dire che si sono messi d'accordo alla fine. Ma secondo me queste cose non possono essere tenute segrete, noi dovremmo sapere chi erano chi rappresentavano queste persone che avevano espresso dubbi e come sono state convinte. È importantissimo sapere se cosa hanno ottenuto in cambio oppure se hanno semplicemente ceduto queste cose e queste stranamente non sono decisioni poco importanti. Le sanzioni alla Russia e l'accordo che i migranti l'accordo sui migranti con Erdogan, sbaglio sempre, sono questioni
importantissime per tutta l'Europa, e sono quelle cose che non solo in Italia ma anche negli altri paesi europei sono state discusse pochissimo. Se ne parla sempre a posteriori, quando la decisione è già stata presa. Di queste cose ci sono moltissimi esempi. L'Europa, così com'è, a me non piace, perché ci porta via molta democrazia. Il Parlamento europeo, potrei anche dire che funziona abbastanza bene, nel senso che molte delle leggi che fa sono giuste, e sicuramente sono tante cose buone che l'Europa ci ha portato. Penso alle leggi sulla protezione dei consumatori, però queste cose di geopolitica internazionale, diciamo, queste decisioni macroscopiche non vengono mai discusse. Adesso vi saluto, sono vicino alla strada. Ciao ciao.